Eccolo. Siamo tutti osservati. Per strada. In metropolitana. Persino nelle nostre case. Occhi invisibili cercano criminali e terroristi. Nuove tecnologie provano a rintracciarli prima che possano colpire. Con sofisticate reti di sorveglianza. La ricostruzione dei volti. C'è una corrispondenza nel database. Dispositivi di identificazione impiantati nel corpo. Le tecnologie possono rendere il visibile invisibile. E le tracce elettroniche possono svelare chi siamo e dove siamo stati. Oltrepassiamo la porta di sicurezza per scoprire il misterioso e spesso inquietante mondo della sorveglianza. Londra, 7 luglio del 2005. È l'ora di punta in una delle città più sorvegliate del mondo. Circa 500.000 di telecamere tengono d'occhio la capitale inglese. Ad ogni angolo ci sono occhi meccanici. Nel corso di una giornata, in media, ogni londinese viene ripreso da più di 300 telecamere. Un anello di telecamere circonda il centro di Londra. In pochi secondi, ogni targa viene inserita in un computer che registra le entrate e le uscite di tutti i veicoli. Sembra un sistema di difesa perfetto. Quel mercoledì mattina, 3 milioni di pendolari affollavano i taxi, gli autobus e i treni di Londra. Gli operatori dei circuiti chiusi televisivi osservano le immagini, cercano comportamenti sospetti. Non sanno che 4 uomini stanno per effettuare il peggior atto terroristico della storia dell'Inghilterra. Per evitare l'anello di telecamere, i terroristi parcheggiano la loro auto fuori dalla City e prendono un treno per il centro. Gli uomini vengono ripresi dalla telecamera, ma per le autorità sono dei comuni pendolari. Nessuno sa chi sono. Lo si saprà solo quando sarà troppo tardi. Con gli zaini pieni di esplosivo, prendono 3 treni e un autobus. Alle 8:50, una serie di esplosioni suicide sventra 3 treni della metropolitana, a 1 minuto di distanza uno dall'altro. Meno di un'ora dopo, esplode il piano superiore di un autobus. 52 persone perdono la vita. 700 restano gravemente ferite. Scotland Yard organizza la più grossa indagine della sua storia. Ci vorranno mesi e mesi di intense ed accurate indagini. Per ore e ore le immagini registrate dal circuito chiuso vengono minuziosamente esaminate in cerca delle tracce dei sospettati. Com'è possibile che il più elaborato sistema di sorveglianza del mondo abbia fallito clamorosamente? La risposta è nascosta in un vecchio magazzino situato nel centro di Londra. È qui che ha sede il comando centrale di Westminster.
Questo è solo un pezzo dell'imponente sistema di videosorveglianza che si estende per tutta la City. La struttura attuale comprende circa 4 milioni di telecamere sparse in tutto il Regno Unito. Se siete a Londra, il direttore di Westminster, Robert McAllister, potrebbe seguire ogni vostro passo. Chi esce di casa e prende un qualsiasi mezzo di trasporto, prima o poi sarà ripreso da una telecamera del sistema a circuito chiuso. Se passeggia nella zona pedonale, se entra in un negozio o in qualunque altro luogo della City, sicuramente in uno di questi passaggi le telecamere del circuito chiuso lo riprenderanno. Non abbiamo interessi particolari a sorvegliare qualcuno nella propria cucina, ma se vostro figlio è stato rapito o siete la vittima di un crimine o qualcuno vuole scassinare la vostra casa, probabilmente sareste felici che le telecamere riprendano tutto. Se invece siete dei criminali, la cosa certamente vi potrà disturbare. La televisione a circuito chiuso ha già ampiamente dimostrato la sua efficacia nella lotta al crimine. Questi quattro individui sono quelli che ci interessano. Agosto del 2004. Un gruppo di uomini collega un dispositivo elettronico ad un bancomat. Rubano i codici PIN delle carte e poi svuotano i conti bancari della gente. Per arrestarli, la squadra di McAllister utilizza le telecamere a circuito chiuso. Seguono i sospettati da una telecamera all'altra e indicano alla polizia la loro auto, così da poterne bloccare la fuga. Quando l'auto è uscita, siamo riusciti a vedere benissimo la targa. Ora vedremo l'auto della polizia che ferma le macchine. Quello a cui stiamo assistendo è un intervento riuscito che probabilmente porterà ad un arresto. Questo è il potere della sorveglianza totale. Migliaia di occhi che ci scrutano come un grande fratello. Eppure tutto questo non è bastato per fermare un terrorista deciso a fare una strage. Il sistema di sorveglianza a circuito chiuso ha due limiti. È necessario sapere cosa si sta cercando e avere una persona davanti ad ogni schermo per tutto il giorno, minuto per minuto. Per l'operatore della camera a circuito chiuso, ovviamente è molto difficile individuare cose di cui non sa niente. È impossibile prevedere un crimine. La TV a circuito chiuso non è riuscita a fermare i terroristi, ma ha svolto un ruolo essenziale nel corso delle indagini. Cercavamo quattro persone, avevamo pochissimi indizi e migliaia di ore di riprese da visionare. Le telecamere avevano filmato i quattro terroristi 9 giorni prima dell'attentato. Erano tutti insieme alla stazione di Luton. Poi, tutti insieme, si sono diretti alla stazione di King's Cross. Da qui hanno poi preso direzioni diverse. Questo conferma che appartenevano alla stessa organizzazione. Per le indagini è stato un elemento essenziale. L'obiettivo dei sistemi di sorveglianza del futuro sarà quello di fermare le persone prima che commettano i crimini, una missione che una telecamera da sola non può compiere. Un sistema molto più sofisticato è già in funzione non per fermare i terroristi, ma per individuare chi bara nel gioco delle carte. Ogni anno più di 35 milioni di visitatori affollano quest'oasi nel deserto. Molti sanno che i casinò di Las Vegas utilizzano telecamere per la sorveglianza, ma pochi sanno fino a che punto si può essere spiati. Il gioco qui è una cosa seria. I giocatori d'azzardo spendono più di 6 miliardi di dollari all'anno, ma i vari riescono a portar via ai casinò qualche milione. Ecco perché per controllare la clientela, i casinò utilizzano sistemi di sorveglianza altamente tecnologici tra i migliori del mondo. Ogni carta girata, ogni giocata, ogni lancio di dadi, quasi tutto viene registrato da occhi invisibili. 5, 6, 7. Quando i clienti varcano la soglia dell'Aladdin Casino per fare le loro puntate, entrano nel mondo dell'assurdo. Sorveglianza. A capo di tutto questo c'è un uomo che resta nell'ombra. Noi vediamo tutto, ma nessuno può vederci. Siamo una specie di occhio segreto.
Bill Page è il direttore della vigilanza e fa di tutto per garantire l'invisibilità alla sua unità, che si confonde tra le luci e il clamor dell'ambiente. La persona media che entra in un casinò non guarda verso l'alto. Se lo facesse, forse resterebbe stupita e si chiederebbe cosa sono tutti quei punti neri sul soffitto. Sono gli schermi che coprono le telecamere, sono disseminati in tutto l'edificio. Potrebbero sembrare telecamere normali, ma da un'altezza di 12 metri riescono a vedere l'ora sul quadrante di un orologio da polso o il numero di serie di un biglietto da un dollaro. Con 1000 telecamere che registrano di continuo, ci vorrebbero almeno 3 anni per guardare le immagini riprese in un solo giorno all'Aladdin. Ed è impossibile riuscire a guardare tutto in tempo reale. Ma per chi sa già cosa deve cercare, le registrazioni servono semplicemente a confermare i sospetti. Da queste parti c'è sempre una certa tendenza a non essere onesti. Il mio compito è proprio quello di bloccare i disonesti. In questa registrazione si vede un uomo che gioca alla roulette. Ma vediamolo meglio. Niente più giocate. L'uomo prova a piazzare la sua scommessa in ritardo. Avete visto? Le immagini mostrano l'uomo che mette le fiche dopo che la croupier ha sospeso le puntate. Mentre viene allontanato, lui spinge le fiche verso la croupier, confondendola. Rien va plus. Ed ecco il suo gioco. In effetti è abbastanza sfacciato. Ma al tavolo di Blackjack c'è chi mette in pratica un imbroglio più astuto. Un giocatore piega le carte per riconoscerle, acquisendo così in maniera sleale un vantaggio sul banco. Quest'uomo piega le carte alte. Guardate. Piegare le carte al tavolo da gioco è un peccato mortale. È evidente. Per il casinò si tratta di un imbroglio e chi viene pescato a farlo viene sbattuto fuori. Eccolo. In questo modo viene modificato l'andamento del gioco. Il casinò non gradisce queste persone nella sua proprietà. A questo tavolo dei dadi tutto sembra normale, finché le immagini non vengono visionate con più attenzione. Questo è il soggetto e lì c'è la vittima. Seguite con attenzione le mani del soggetto. La donna passa la mano sotto quella dell'uomo, mentre lui guarda altrove e gli sottrae delle fiche. Fatto. È lui. Oggi Bill sta seguendo un giocatore di blackjack che continua a vincere. Restiamo con lui. Ha fatto una mossa strana. Il tipo è decisamente sospetto. Per la vigilanza è un giocatore indesiderato. Fermalo. Perfetto. Gli indesiderati non sono veri e propri bari, ma hanno comunque provato a truffare il sistema e per questo vengono identificati e banditi da tutti i casinò. Se quest'uomo è un indesiderato, potrebbe essere stato pescato dalle telecamere già una volta. Per scoprirlo, Page ricorre ad una scorciatoia tecnologica, il software per il riconoscimento automatico dei volti. C'è una corrispondenza nel database. È l'ultima scoperta della tecnologia. Grazie a lei si potranno identificare tutti quelli che creano problemi al tavolo verde. Prendiamo delle immagini al rallentatore della sua faccia e inseriamo le informazioni nel programma. Bisogna solo trovare la luce e l'angolazione giusta per far sì che l'immagine sia efficace. Il volto umano ha 80 punti identificativi. Il computer traccia il volto segnando quei punti e misurando le variazioni dei lineamenti. Presi insieme, questi punti creano un codice numerico. È come un'impronta del volto. Il computer confronta quest'impronta con quella degli indesiderati di tutti gli altri casinò del mondo. Ma la decisione finale spetta ad un essere umano. È lui, è il nostro uomo. Ottimo. Questa volta il sospettato era un attore. Ma il riconoscimento automatico del volto contribuisce efficacemente alle indagini della squadra di Bill Page sui veri indesiderati. Quando peschiamo qualcuno che fa cose illegali o fuori dall'ordinario, per il casinò è una cosa importante. Il nostro compito è quello di proteggere la proprietà e lo facciamo molto seriamente. Perfetto. I sistemi di riconoscimento automatico del volto dipendono dall'alta qualità delle immagini e da decisioni umane.
Ma nel caso degli attentati di Londra, se le foto degli attentatori fossero state inserite nel database, probabilmente gli investigatori non sarebbero riusciti a individuare nessuna corrispondenza. Le immagini erano troppo sfocate o prese da angolazioni strane. Ma gli scienziati stanno mettendo a punto un nuovo sistema di sorveglianza che faciliterebbe il riconoscimento automatico del volto grazie ad immagini in tre dimensioni collegate al rilevamento satellitare. Questa tecnologia consentirebbe di rintracciare chiunque in qualunque posto del pianeta. L'obiettivo futuro dei sistemi di sorveglianza non sarà solo quello di individuare un volto tra la folla, ma anche di localizzare quella persona ovunque si trovi sulla faccia della Terra. In questo laboratorio si lavora per fare questo salto tecnologico. All'interno di questa gigantesca cupola si sfrutta la tecnologia del riconoscimento del volto in 3D per individuare le persone in qualsiasi angolo della Terra. Secondo la polizia, le immagini del circuito chiuso hanno ripreso gli attentatori. Per rintracciare i sospettati degli attentati di Londra, gli investigatori hanno visionato decine di migliaia di nastri. La ricerca è stata ristretta in base all'ora e al luogo, e alla fine sono state trovate immagini di bassa qualità dei sospettati. Osservatori normali non li avrebbero sicuramente notati. L'esperto di riconoscimento dei volti Hans-Peter Pfister lavora ad un sistema più avanzato, che in futuro potrebbe essere decisamente utile. Nelle stazioni della metropolitana le telecamere erano piuttosto distanti e hanno ripreso quegli uomini da una pessima angolazione. Per eseguire efficacemente il riconoscimento del volto è necessario avere un database dei volti in tre dimensioni. Guarda la telecamera. Adesso scatterò qualche foto del tuo volto. Pfister conosce bene i limiti dell'attuale sistema di riconoscimento bidimensionale. Benché riesca a non farsi ingannare dai travestimenti banali, non è in grado di identificare le persone se riprese lateralmente. E lui allora lo mette alla prova. Gli occhiali non eludono il sistema di riconoscimento. E lo stesso vale per i baffi, i capelli. Questa mi sta bene. E anche per la barba. Ma se la persona si volta leggermente, il computer non lo riconosce, perché non riesce più a misurare la distanza tra i suoi tratti identificativi. Pfister spera che il suo sistema di riprese in 3D aiuti il computer a ricostruire un volto da qualunque angolazione. Fermo così. Per ottenere un'immagine accurata, il soggetto deve posizionarsi in un punto preciso. Insieme, più telecamere creano un'immagine composita. Un volto completo è composto da più di 64.000 punti identificativi. Quest'immagine tridimensionale si chiama avatar. Pfister ruota l'immagine per confrontarla con quelle del database. La speranza è che un giorno i criminali possano essere identificati da qualunque angolazione. Perfetto, si vede benissimo. Il sistema in tre dimensioni potrà risultare molto utile per le indagini. Come quella per l'attentato di Londra, dove le telecamere della sicurezza hanno ripreso i volti lateralmente. Questa nuova tecnologia dovrà essere unita a telecamere intelligenti, in grado di individuare un volto e inserirlo in un sistema di confronto e abbinamento. L'obiettivo della tecnologia della sorveglianza è quello di rintracciare le persone ovunque, prima che possano danneggiare qualcuno. C'è un altro laboratorio che sta mettendo a punto un sistema che persegue questo obiettivo. Voliamo a Boston. In un laboratorio del Massachusetts, gli scienziati sono impegnati in una caccia all'uomo, un criminale. Dal quartier generale dell'FBI è arrivata la foto di un ricercato. Il suo nome è Thomas O'Connor. Ecco il nostro uomo. O'Connor è accusato di truffa ai danni di banche. Ha rubato centinaia di milioni di dollari truffando banche in tutto il mondo. Il volto di O'Connor viene inserito nel database. Con l'aiuto del software di riconoscimento dei volti, collegato alle milioni di webcam puntate sulle strade e sugli edifici di mezzo mondo, si può dare il via ad una caccia a livello globale. Voliamo a Tokyo. In ogni città il governo scruta le strade con le telecamere.
Londra. Toronto. Arriva un'informazione. O'Connor è appena sbarcato negli Stati Uniti e si trova a New York. Sorvoliamo l'area. Eccola. Tutti gli edifici vengono visualizzati in 3D. Questo permette di sorvolare la città a volo d'uccello. Controlliamo le banche. Bene. Ecco le banche. Chiedono al computer di mostrare tutte le banche di New York. Dobbiamo concentrarci su un'area. Sì, andiamo su Times Square. Scrutano Times Square, ma di O'Connor non c'è traccia. Passano allora al quartiere della finanza. Fermiamoci su quest'area. È un'area molto estesa. Dobbiamo controllare tutte le webcam del posto. Migliaia di telecamere cercano una traccia di O'Connor. E alla fine emerge qualcosa. Abbiamo un'informazione. Potrebbe essere entrato in questa banca. Un sensore si spegne. Una camera ha intercettato O'Connor nel corridoio di una banca. È passato in questo corridoio qualche attimo fa. Hanno rintracciato il suo volto tra un milione di altri volti. Mandiamo subito due pattuglie. Dalla sala di comando inviano subito delle pattuglie per effettuare l'arresto. Perfetto. Questa sala di controllo è fittizia. Ma tutte queste tecnologie esistono già. Semplicemente, per il momento, non sono state ancora assemblate. Quando ciò avverrà, sarà praticamente impossibile passare inosservato per un volto senza travestimenti. Mentre la tecnologia del riconoscimento dei volti fa progressi, il futuro della sorveglianza non si limiterà a identificare le persone dall'esterno, ma si muoverà all'interno dei corpi, spiando non solo da fuori, ma anche da dentro. Questo renderà ancora più accurata la sorveglianza dei luoghi più a rischio del mondo. Negli aeroporti si incrociano miliardi di persone. Sono tra i luoghi più vulnerabili del pianeta. Quando si tratta di controllare le frontiere, la sorveglianza diventa complessa. Ci sono occhi dovunque. Iris è un sistema matematico di riconoscimento che, per risalire all'identità di una persona, utilizza le parti pigmentate dell'occhio. I passaporti tradizionali possono essere falsificati, ma il vostro gemello monozigote, o anche il vostro occhio, ha uno schema unico ed irripetibile. L'iride è l'unico organo interno facilmente visibile dall'esterno. Il suo schema è invariabile e questo lo rende un ideale passaporto vivente. Normalmente l'iride è almeno 10 volte più preciso delle impronte digitali ed è molto più affidabile per il riconoscimento rispetto al volto. Questa foto potrebbe facilmente ingannarvi, facendovi credere che questo è il vicepresidente degli Stati Uniti accanto al presidente. Ma in realtà gli occhi, il naso e la bocca di Dick Cheney sono stati copiati dal volto di Bush e messi sul suo. È difficile distinguere un volto dall'altro. La differenza tra loro è minima. Non c'è molta casualità nei volti. Se i volti avessero la stessa casualità dell'iride, volti diversi avrebbero numeri casuali di nasi, avrebbero 6 nasi, 5 bocche e 3 occhi in diverse posizioni. In quel caso il riconoscimento del volto sarebbe più efficace. John Dogman insegna all'Università di Cambridge ed è l'inventore del sistema di riconoscimento dell'iride. È l'elevato livello di casualità dell'iride che rende il sistema di Dogman così efficace. Con le sue formule matematiche ha già iniziato a rintracciare le persone attraverso l'analisi dell'iride. In alcuni aeroporti degli Stati Uniti il sistema di riconoscimento dell'iride è già in uso. Ma i più grossi utenti mondiali di questo sistema sono gli Emirati Arabi. In tutte le porte d'accesso al paese è attivo il sistema dell'esame dell'iride, anche nell'aeroporto principale, quello di Dubai. Gli Emirati Arabi si affidano a questo sistema per individuare le persone che tentano di entrare illegalmente nel loro territorio.
L'80% dei residenti negli Emirati arriva dall'estero. Per tenere sotto controllo questo flusso di umanità, tutti gli stranieri vengono inseriti in una lista nera dell'immigrazione, un archivio che contiene 500.000 criminali e clandestini. In questo paese vengono sottoposte alla scansione circa 7.000 persone al giorno. Thank you. Next. Uno scanner spara un invisibile raggio ad infrarossi nell'occhio per individuare e isolare l'iride. Quindi traccia gli schemi casuali dell'iride e crea un'equazione matematica chiamata codice dell'iride. In un solo secondo il computer confronta questo codice con 500.000 di altri codici presenti nel database e cerca una corrispondenza. Oggi l'ispettore Ibrahim ha un problema con un uomo appena arrivato dall'Iran. In meno di un secondo il computer ha analizzato 500.000 di dati e ha trovato un riscontro con un codice registrato nel database. Ha trovato la corrispondenza. Non potrà mai più entrare negli Emirati, è un divieto permanente. L'uomo è sulla lista nera perché in passato ha provato ad entrare nel paese senza il visto. Questa volta è stato il suo stesso corpo a tradirlo. Verrà rispedito in Iran con il prossimo volo. Il sistema ha permesso di fermare più di 25.000 persone che tentavano di entrare nel paese illegalmente. Nonostante la sua efficacia, l'inventore del sistema di riconoscimento dell'iride sa che c'è un lato oscuro nell'uso del corpo per l'individuazione delle persone. C'è una componente orwelliana nella biometria. Le macchine possono riconoscervi e identificarvi automaticamente, con totale affidabilità, e controllare tutti i vostri movimenti. Il problema è che ogni paese ha una concezione diversa sui problemi di intrusione e sul diritto alla privacy. La scansione dell'iride ci identifica scrutando nei nostri corpi. Ma c'è un'altra nuova tecnica di sorveglianza che spia il nostro corpo. Si chiama retrodiffusione. In quest'immagine, una donna appare praticamente nuda, se non fosse per la pistola di plastica e l'esplosivo nascosto sul corpo. Quando questa tecnologia è stata messa in funzione nell'aeroporto di Orlando, in Florida, ha sollevato parecchie polemiche e proteste da parte dei media per la violazione della privacy. I produttori di questa tecnologia si sono allora messi al lavoro per coprire e proteggere il corpo umano. Per ora il governo ha comunque sospeso l'uso di questa tecnologia, ma la retrodiffusione non si limita ad esaminare le persone. Questo furgone sta esaminando un intero parcheggio di auto. La retrodiffusione consente di individuare la gente che si trova all'interno delle auto parcheggiate. Questa tecnologia permette infatti di vedere attraverso il metallo e può rivelare la presenza di composti organici come questo esplosivo plastico. Dopo gli attentati di Londra, gli investigatori isolarono la zona dove i terroristi avevano parcheggiato la loro auto e, quando aprirono il bagagliaio, fecero un'incredibile scoperta. Nella macchina è stato trovato dell'altro esplosivo. Non sappiamo se qualcuno doveva prendere quel pacco nascosto nell'auto. Nell'auto noleggiata erano nascoste 16 bombe artigianali. La scoperta arrivò troppo tardi per evitare gli attentati. Ma se la retrodiffusione avesse esaminato l'auto al suo ingresso nel parcheggio, il peggior attacco terroristico della storia inglese probabilmente sarebbe stato evitato. Utilizzato alle frontiere di tutto il mondo, la retrodiffusione sarebbe un'arma potentissima per combattere il contrabbando. In un attimo potrebbe rivelare la presenza di oggetti che le guardie impiegano ore a localizzare. Esaminato con dei normali raggi X, il carico di frutta di questo autocarro ad Hong Kong sembra assolutamente pulito. Ma il retrodiffusore individua dei blocchi bianchi luminosi nascosti tra la frutta. Contengono eroina. Pur operando come i raggi X, il retrodiffusore localizza cose che sfuggono ai normali raggi X.
Alla frontiera con il Guatemala, un camion carico di banane nasconde qualcosa. Nascosti dietro la frutta, sono chiaramente visibili degli immigrati illegali. Il retrodiffusore emette un fascio di luce ad alta energia che rende un oggetto luminoso. Questi fasci penetrano gli oggetti compatti come il metallo, ma rimbalzano e mandano indietro la luce quando colpiscono materiali a bassa densità come le banane o gli esseri umani. Il modo in cui le particelle luminose tornano indietro rivela la forma dell'oggetto colpito. Anche se possono apparire invasive, le nuove tecnologie rendono più efficaci i controlli di sicurezza nei luoghi dove ce n'è più bisogno. Ma il prossimo obiettivo sarà sorvegliare un'intera città. Milioni di persone, migliaia di posti. Anche di notte. Sorvegliati con tecnologie così potenti che c'è il rischio di vedere cose che non dovremmo vedere. È il 27 agosto del 2004. È in corso una protesta contro la Convention Repubblicana Nazionale. Migliaia di persone affollano le strade. In alto, nel suo attico al 16° piano, c'è il produttore musicale Jeff Rosner. La sua terrazza circonda tutto il palazzo. Offre una splendida vista panoramica sulla città. Sopra c'è solo il cielo. Quella sera, Rosner ha un appuntamento galante. Era sabato sera, ero con una mia amica. Abbiamo bevuto un paio di bicchieri di vino, c'era della musica in sottofondo. Abbiamo trascorso un po' di tempo insieme e ci siamo goduti la serata. Dopo qualche minuto, Rosner e l'amica si spostano fuori sulla terrazza. Qui, come tutte le altre sere, il produttore immagina di essere solo. La terrazza è assolutamente privata. È al 16° piano e non ci sono edifici intorno. Se sono qui ed è buio, nessuno può vedermi. Ma quella sera, Rosner e la sua amica non sono soli. E stanno per trovarsi faccia a faccia con il futuro. A 16 chilometri di distanza, una macchina particolare sta per partire per una notte di perlustrazione. Questa postazione la squadra aerea del Dipartimento di Polizia di New York può trasformare la notte in giorno. L'obiettivo è riuscire a vedere nel buio per rilevare tutto ciò che di insolito accade a New York. Quest'elicottero Bell 412 EP da 10 milioni di dollari è dotato della più moderna tecnologia a raggi infrarossi. La telecamera gli consente di perlustrare Manhattan di notte da centinaia di metri di distanza, senza essere individuato. La squadra compie più di 9.000 missioni di controllo ogni anno. Guidati dal vice ispettore Gallucci, tengono d'occhio il crimine, l'attività terroristica e qualunque altro tipo di problema. Facciamo molto lavoro di sorveglianza, sia di giorno che di notte. Cerchiamo di individuare tutto ciò che può apparire fuori dal normale. Situazioni inconsuete, punti critici. Viaggiando a più di 200 km orari, ci vogliono pochi minuti per coprire i circa 16 km della città. La squadra di sorveglianza sorvola Brooklyn. Una mappa segna in tempo reale i suoi spostamenti. L'elicottero si avvicina al porto di New York e accende la telecamera a infrarossi. Un mondo invisibile si illumina. Tutto ciò che sfrutta energia, un'auto, una persona, persino un cubetto di ghiaccio, tutto emette calore sotto forma di particelle di luce. Ma la maggior parte di queste particelle luminose sono troppo deboli per essere percepite ad occhio nudo. L'elicottero è dotato di una speciale telecamera a raggi infrarossi.
Il suo obiettivo percepisce l'energia ad infrarossi e la trasforma in un segnale elettronico. Il segnale viene quindi convertito in un'immagine termica che può essere visualizzata sullo schermo. Non ci dovrebbe essere nessuno a Liberty Island di notte. La squadra scruta la base della statua e conferma che non c'è nessuno. Da una console posta nel retro dell'elicottero, i poliziotti esaminano il traghetto per Staten Island che passa a centinaia di metri sotto di loro. Fa l'ultima fermata prima di arrivare a Manhattan, il ponte di Brooklyn. A più di 6 km di distanza, i poliziotti ingrandiscono l'immagine. Allarga quest'immagine, per favore. Grazie al computer di bordo, l'equipaggio inserisce un nuovo obiettivo nel sistema di guida GPS, Times Square. In pochi secondi sono sull'obiettivo. Volare su Manhattan è qualcosa di cui non ci si stanca mai. La vista è spettacolare. Ma noi dobbiamo avere sempre chiaro in mente il motivo per cui siamo qui. La nostra non è una gita turistica. Ogni corpo emette calore e l'elicottero della sorveglianza può individuare le persone a distanza di centinaia di metri, senza che loro se ne accorgano. La sera del 27 agosto, ai piedi dell'appartamento di Jeff Rosner, le proteste continuano. L'elicottero ad infrarossi della polizia di New York tiene l'evento sotto controllo. Eravamo lì per monitorare la situazione e controllare la folla. Parte del nostro lavoro consiste anche nel perlustrare i tetti. Dovevamo assicurarci che non ci fosse niente di strano sui tetti degli edifici situati nella zona dell'evento. L'elicottero perlustra il quartiere in cerca di movimenti o situazioni sospette. Intanto, l'appuntamento galante di Rosner procede bene. Era una serata davvero speciale. La notte era stupenda. La polizia sorvola e controlla i tetti. Nessun guaio in vista. Ma all'improvviso appare qualcosa di inaspettato. Quando l'elicottero sorvola il tetto di Rosner, la camera rivela la presenza di due persone, evidentemente non interessate alla protesta. La telecamera resta puntata sul tetto per qualche minuto e continua a riprendere. Qualche mese dopo, Rosner resta scioccato quando un reporter di una TV locale si presenta a casa sua e gli mostra le immagini. Mi sono molto arrabbiato. Ho pensato che non era giusto, che non era una cosa corretta. Non combatto la tecnologia e il fatto che possa proteggerci. Però mi intristisce sapere che può essere usata in questo modo. Senza accorgermene, mi sono trovato nel campo visivo della telecamera. Che potevo fare? Chiedere ai poliziotti di spegnere la telecamera e levarsi di torno? Forse dovevo spiegargli che quella era la mia vita e non dovevano essere lì, non dovevano violare la mia intimità. Per Rosner c'è stato un abuso delle tecnologie per la sorveglianza, ma la polizia non è d'accordo. La nostra intenzione non è mai quella di violare la privacy di qualcuno. Cerchiamo solo di proteggere i cittadini. Se per qualcuno questa è una violazione dei diritti della libertà, beh, allora deve rendersi conto che la vita è cambiata. Questa è la realtà post 11 settembre e questo è il modo in cui va mantenuto l'ordine pubblico. Quando le immagini sono state trasmesse nei telegiornali, molti hanno pensato che la privacy di Rosner e della sua amica era stata violata. Ma gli strumenti diventano sempre più sofisticati e questo può essere solo l'inizio. La tecnologia della sorveglianza ha infatti già superato la telecamera ad infrarossi e ad osservarci non c'è solo la polizia. Governi, forze dell'ordine, corporation utilizzano i nostri oggetti di uso quotidiano per registrare tutte le nostre attività e possono seguire i nostri spostamenti tramite i cellulari che trasmettono i dati ad antenne e satelliti. Il telefono cellulare lascia fisicamente delle tracce. Dalla nostra tasca disegna una piccola mappa dei posti dove siamo stati e dove andremo.
Praticamente tutte le tecnologie di cui ci serviamo, dalla carta magnetica che apre le porte, al pass per i caselli autostradali, al browser di internet sul nostro computer, tutto lascia delle tracce elettroniche. Ci serviamo di dispositivi e sistemi di pagamento che lasciano dietro di noi tracce elettroniche, come la scia degli aeroplani. E sorveglianza, nel XXI secolo, significa raccogliere queste tracce e seguirci passo dopo passo, o anche saltare davanti a noi, anticipando le nostre mosse. Grazie ad una tecnica chiamata estrazione dei dati, aziende e governi inseriscono queste piccole informazioni sulla nostra vita quotidiana in enormi banche dati. La scuola che avete frequentato, quello che avete acquistato ieri, quello che vi affligge, quanto avete risparmiato per la pensione e persino i vostri scheletri nell'armadio. Questi dati e molti altri ancora sono a disposizione di chissà dove guardare. Invece di un unico grosso segreto che non vorremmo fosse svelato, si tratta di milioni di piccole informazioni che si uniscono e formano il nostro ritratto digitale, molto preciso, molto definito e molto prevedibile. I governi sfruttano la tecnologia della sorveglianza per la sicurezza generale, le aziende per creare un profilo dei nostri comportamenti e vendere più prodotti. Più si diffondono, più diventa difficile sottrarsi a queste tecnologie. La gente è molto prevedibile. Se sapete dove sono stato alle 3:15 del pomeriggio negli ultimi 250 giorni, non sarà difficile immaginare dove mi troverò alle 3:15 di domani pomeriggio. E se sapete dove sarò domani pomeriggio alle 3:15, praticamente sapete tutto di me. Le tecnologie di sorveglianza sono ormai dappertutto. Ma con tutta probabilità, l'ultimo dispositivo inventato non ci osserverà dall'esterno, ma vivrà dentro i nostri corpi. E non si limiterà a rivelare la nostra identità, ma anche tutto quello che facciamo. Il futuro della sorveglianza si nasconde in piena vista al Bahia Beach Club di Rotterdam in Olanda. Questo potrebbe sembrare un normale party, ma questo non è un club normale. Al Bahia c'è un gruppo d'élite di VIP molto speciali, diversi dagli altri clienti. Non hanno bisogno di essere identificati, né hanno bisogno di denaro per acquistare cibo o bevande. Per accedere al club, tutto quello che devono fare è mostrare il braccio ad uno scanner. E stasera, il 21enne Rajoni Schouten si mischierà a questa folla. Lo faccio perché è molto più comodo. Invece di andare al bar e prenderti le cose da solo, ti portano da bere e da mangiare. Ma prima di unirsi al party, Rajoni ha un appuntamento con il dottore. Gli viene impiantato nel braccio un chip elettronico. Si chiama identificazione con radiofrequenza. Un chip di radiofrequenza è un piccolo dispositivo che trasmette un segnale radio che viene letto da uno scanner. Nel 2003 vennero impiantati dei chip ad un alto magistrato messicano e ad alcuni membri del suo staff per consentire loro l'accesso a zone molto particolari. Pur non essendo ancora molto diffusi, il dottore di Rajoni ha già impiantato almeno 100 chip. All'inizio avevo qualche dubbio. Dovevo inserire dei chip nel corpo di persone sane, giovani. Ma in fondo credo che questo sarà il futuro. Ogni piccolo chip ha un numero. Uno scanner collegato ad un database rivela immediatamente l'identità della persona e molto altro. Tecnicamente non ci sono limiti alle informazioni che il database può contenere. Questo è l'ago che utilizzo per inserire il chip. Il chip in sé non è più grande di un chicco di riso. Resterà nel corpo di Rajoni per il resto della sua vita o finché Rajoni non si sottoporrà ad un intervento chirurgico per farlo rimuovere. Prima della procedura, il ragazzo ha bisogno di un'anestesia. Il chip viene inserito appena qualche millimetro sotto la pelle.
Se va troppo vicino al muscolo, il muscolo può danneggiarsi e Raioni sentirebbe che il chip si sposta. Se tutto va bene, non si accorgerà nemmeno della sua presenza. Adesso premi forte, così. L'intervento dura pochi secondi. Ora è tempo di andare a festeggiare. Mentre gli altri devono pagare l'ingresso, quando Raioni arriva, il suo nome e il suo numero lo identificano immediatamente come VIP del club. Si dirige verso la pista dei VIP. Usando il suo impianto, acquista un drink. Il Bahia ci offre un'idea su un futuro non molto distante. Sono già molte le persone che portano chip contenenti informazioni mediche. Molti pensano che presto tutti avranno un chip per essere identificati e questo consentirà una nuova forma di sorveglianza. Joe Van Galen è il gestore del club e vuole sapere chi entra nel suo locale, soprattutto i VIP con il chip. Credo che nel giro di 20 anni sarà una cosa normale. Appena nasci ti inseriscono un chip. Resterà nel tuo corpo per il resto della tua vita e conterrà tutte le informazioni che ti riguardano. Quindi se hai un problema, basterà leggere il chip per sapere chi sei. L'identità impiantata potrebbe essere solo l'inizio. I chip del futuro potrebbero essere abbinati alla tecnologia di localizzazione satellitare GPS. Questo renderà possibile la localizzazione di chiunque, ovunque e sempre. Parenti e proprietari di cani utilizzeranno la tecnologia GPS per rintracciare i loro cari. Negli Stati Uniti sono circa 7.500 i criminali controllati con il sistema GPS. E si tratta di dispositivi sempre più piccoli. Per il momento non è possibile impiantare GPS. Ma per i criminali, e forse anche per i semplici cittadini, portare un chip per l'identificazione è solo questione di tempo. Una volta erano argomenti di fantascienza, oggi queste tecnologie per la sorveglianza stanno diventando una realtà. Ma più diventano sbalorditive e più suscitano polemiche. In nome della sicurezza, le aziende di mezzo mondo si battono per ridisegnare la linea che separa la sicurezza dalla privacy. Il bill before me will help law enforcement to identify, to dismantle, to disrupt and to punish terrorists before they strike. Qualche mese dopo gli attentati dell'11 settembre, il presidente Bush ordinò segretamente l'intercettazione di alcune telefonate senza nessun mandato di autorizzazione. Tecnicamente, ficcare il naso nelle comunicazioni non è difficile. Quasi tutti i telefonini, i fax e le email passano attraverso una rete di antenne e di satelliti. Questi dati digitali possono essere intercettati con parabole o satelliti spia. Solo gli Stati Uniti dispongono di almeno 100 satelliti spia e 30.000 spie sparse in tutto il mondo che ascoltano le conversazioni telefoniche. Ogni 3 minuti raccolgono un'inimmaginabile quantità di informazioni. I governi ci dicono che queste tecnologie rendono più sicura la nostra vita. Ma dove ci porteranno? Per le autorità, in questo mondo pericoloso e tutto cablato, abbiamo bisogno di maggiore sicurezza. Mezzo milione di telecamere non sono riuscite però ad impedire gli attentati di Londra. Le nuove tecnologie come i chip di identificazione, la lettura dell'iride e il riconoscimento del volto possono smascherare chiunque abbia commesso un crimine.
varcato una frontiera illegalmente, ma possono anche invadere la nostra intimità. Nel mondo futuro della sicurezza totale, potrebbe non esserci più nessun posto dove nascondersi.